questo nuovo video di Bricomaghi. Oggi iniziamo le nostre lavorazioni a telaio per tessitura che saranno composte da più di un video. Uno in particolare sarà dedicato poi alla lavorazione fai da te di un telaio a partire da una scatola di cartone. Ma intanto vediamo insieme in questa serie di video come utilizzare il telaio in legno. Per prima cosa lo trovate in diverse misure. Questa è una misura abbastanza standard, ma lo trovate anche più grande o più piccolo. Chiaramente, le tecniche, diciamo, di lavorazione non varieranno, quello che varierà sarà il materiale che potrete o meno utilizzare. Io consiglio assolutamente questa tipologia di misura perché non è né troppo grande né troppo piccola e quindi vi consente comunque di impratichirvi e di ovviamente impratichirvi in famiglia, quindi con i vostri bambini, insegnando ai vostri bambini a utilizzarlo e imparando appunto voi stessi a utilizzarlo. Questo telaio in legno è fornito di questi elementi, quindi abbiamo questa struttura principale che trovate già montata nella confezione, questa parte che può essere utilizzata come no, perché è una parte opzionale, ma come vedrete durante appunto la lavorazione è assolutamente consigliata, perché se inserita, diciamo così, all'interno di quello che è appunto l'ordito, vi consente poi durante la lavorazione di vedere meglio i fili e quindi di poter appunto lavorare meglio rispetto al non utilizzo di questa parte. Poi, sempre con questi telai in legno, trovate le spolette, che sono queste. Adesso ve ne faccio vedere una vuota, senza filo. Sono delle spolette in legno che voi utilizzerete durante la lavorazione e che andrete appunto a riempire di cugliate di filo colorato. Per quanto riguarda il filo, potete usare del filo di lana o del filo di cotone. Io consiglio comunque sempre filo ben ritorto perché è più semplice ovviamente da lavorare. Potete anche decidere di utilizzare filati di spessore differente perché in questo caso non ci sono limitazioni. Alcuni addirittura utilizzano degli avanzi di stoffa, creano delle strisce di stoffa e poi li inseriscono all'interno del telaio. Questo per dare degli effetti tattili o degli effetti colorati, che vengono appunto fuori dall'utilizzo di un materiale diverso. Del resto, l'ispirazione per questo percorso è quello dell'uccello Grifone, la fiaba dei fratelli Grimm, che trovate già in ascolto sul nostro podcast e qui vi metto ovviamente i riferimenti su Spotify. L'uccello di Grifone era un bellissimo uccello colorato e quindi ci è venuta appunto questa ispirazione. Comunque, le spolette le potete appunto riempire di cugliate di filo, io in questo caso ho utilizzato dell'acrilico 4-5 come misura uncinetto e ferri. Ma potete, ripeto, utilizzare anche del filato più spesso, magari alternare anche le vostre lavorazioni. Poi avete bisogno, o meglio, nella confezione, oltre a trovare questo elemento, trovate anche un pettinino di questo tipo, molto importante perché vi serve per andare poi a sistemare sul telaio il vostro lavoro, riga per riga, come appunto vedremo. Quindi molto importante. Poi avrete bisogno, ovviamente, di un paio di forbici, di un ago in plastica, se volete magari procedere all'inizio con l'ago in plastica e poi passare alla spoletta, ma potete anche passare direttamente all'uso della spoletta. E poi avete bisogno di un filato per l'ordito. Io ho questo filato bianco, ovviamente nulla vi impedisce di utilizzare filati di colori differenti. Assolutamente. Considerate che poi il filo di ordito si vede sotto la vostra lavorazione. Quindi chiaramente se volete dare degli effetti particolari al vostro arazzo, volete ovviamente cambiare, perché il filo dell'ordito si vede al di sotto della vostra lavorazione, dentro la vostra lavorazione. Quindi attenzione all'effetto che appunto volete dare al tutto. Io utilizzo questo filato bianco. Sul filato per l'ordito, allora potete tranquillamente andare in merceria e chiedere un filato per ordito, lavorazione di tessitura, a telaio per tessitura. Ma se avete delle difficoltà a reperirlo, basta del filato di cotone, non troppo sottile, vedete, non assolutamente troppo sottile, abbastanza resistente perché chiaramente l'ordito è, diciamo così, come dire, la rete, come se fosse, diciamo, la rete di un ragno, no? La rete sulla quale poi andrete a lavorare, quindi non può essere troppo
sottile e neppure troppo tendente ovviamente a spezzarsi. Quindi prendete un filo robusto, non troppo sottile, quindi adatto a un uncinetto del 2, del 2,5, insomma non al di sotto, quindi abbastanza spessotto, bello rigido. Per quanto riguarda il discorso del colore, ripeto, bianco, di solito ho usato bianco, però nulla vi vieta di usarlo di un altro colore perché poi si vedrà al di sotto. Quindi ragionate un po' sull'effetto che poi volete per il vostro arazzo. Poi del lago ve l'ho detto, mi sembra di avervi detto tutto, non serve altro. Quindi cominciamo la nostra lavorazione. Io per riuscire a farvi vedere tutto abbastanza bene, tendendo appunto a ho sistemato il telaio in maniera orizzontale. Ovviamente voi lo avete comunque poi per iniziare la lavorazione verticale appunto davanti a voi. Quindi cominciamo a prendere il nostro filo e andiamo a posizionarci qui all'altezza del primo dentino, diciamo così. Prima di iniziare la lavorazione, volevo farvi notare che qui non c'è nessuna scanalatura, quindi in alto non avete nessuna scanalatura, mentre in basso la scanalatura c'è e consente ovviamente di passare al di sotto con il filo. E questo è un elemento appunto importante. E adesso andiamo a iniziare a sistemare il nostro filo. Una volta che abbiamo fissato il nostro filo di lavorazione al primo dentino, iniziamo con la nostra lavorazione. Volevo farvi notare che abbiamo delle scanalature in basso, delle scanalature in alto, uguali, identiche, e delle scanalature sulla parte centrale. Queste scanalature non sono assolutamente casuali perché noi abbiamo scanalature più profonde e meno profonde. Le meno profonde corrisponderanno a un giro del nostro lavoro e le altre a un altro giro perché saranno sempre giri di andata e di ritorno. Questa parte va inserita assolutamente nell'ordito, quindi dovremmo passare con il filo anche sotto questa parte, sotto le scanalature, fermo restando che la prima scanalatura, quella più esterna, che ci ritroviamo durante la lavorazione, deve essere saltata. Quindi andremo a sistemare il nostro filo all'interno della scanalatura accanto alla prima, che è una scanalatura meno profonda. Quando ci ritroveremo sull'altro lato, faremo ovviamente fare un giro, qui c'è spazio, come abbiamo visto all'inizio, ci passa tranquillamente il filo. E poi andremo a sistemarci nella scanalatura accanto alla precedente. Su questa parte siamo sempre accanto, cioè occupiamo scanalature una dopo l'altra, saltando ovviamente sempre la prima. Quando ci ritroviamo di nuovo al punto di partenza, all'inizio andremo accanto, quindi non andiamo ovviamente ad occupare scanalature già utilizzate, facciamo fare il giro, torniamo su, occupiamo la scanalatura accanto. Quando ci ritroviamo però di nuovo su, non andiamo nella scanalatura accanto, ma andiamo in quella appena utilizzata. Quindi ci ritroveremo due fili nella stessa scanalatura. E la stessa cosa faremo esattamente in basso. Quindi quando ci ritroviamo in basso, di nuovo andiamo ad occupare la scanalatura utilizzata in precedenza. Facciamo fare il giro. Quindi quando siamo al centro occupiamo chiaramente la scanalatura seguente, mentre quando siamo ovviamente nelle scanalature in alto e in basso usiamo sempre la scanalatura appena utilizzata, quindi ci ritroveremo con due fili nella stessa scanalatura. Andiamo ovviamente avanti e proseguiamo fino alla fine del giro. Proseguiamo la nostra lavorazione ricordandoci di occupare sempre tutte le scanalature nella parte centrale. Questo è un aspetto importante, oltre ovviamente al fatto che dovete sempre ritornare nella scanalatura appena utilizzata in alto o in basso, e perché ovviamente poi se saltate delle scanalature al centro, poi non potete iniziare a lavorare, quindi dovete disfare ovviamente e ricominciare. Quando avrete finito tutto quanto, cioè di collocare tutto l'ordito, controllerete ovviamente di essere entrati ovviamente in tutte le scanalature corrette al centro, perché nel momento in cui vi rendete conto che avete saltato una scanalatura, dovete appunto disfare e ricominciare da capo. Sono sempre al centro.
una scanalatura più profonda e una scanalatura meno profonda, ma dovendo ovviamente passare all'interno delle scanalature è molto facile sbagliarsi all'inizio, quindi andare incontro ovviamente degli errori. Per avere il filo sempre piuttosto teso, perché questo è un aspetto importante diciamo dell'ordito, cioè il fatto che il filo sia sempre bello teso, io metto il filo a caduta, come faccio con le maglierie. Quindi vado a ovviamente posizionare un tappetino sul pavimento e vado a posizionarci sopra il mio filo di ordito, in modo da averlo appunto sempre ben teso, da non strattonarmi ovviamente durante l'inserimento appunto dell'ordito e via così. Quando ho finito, adesso giro perché ovviamente vi faccio vedere la parte conclusiva. Quando ho finito mi ritrovo in basso, mi ritrovo in basso, taglio ovviamente il filo e posso decidere di fissare ovviamente il mio filo direttamente al filo di lavorazione precedente, oppure con un pezzettino di scotch carta al di sotto, oppure ancora lo faccio passare 2 o 3 volte intorno al dentino in modo che stia fermo. Ovviamente posso fare come voglio. Ho ultimato la sistemazione del mio ordito, vedete che questa parte si muove e vi consente appunto di alzare e di abbassare i fili. La prossima volta vedremo come iniziare a lavorare chiaramente, perché in questo video abbiamo visto come si va a collocare appunto il filo sul telaio. Considerazioni finali. Allora, per prima cosa è importante che all'inizio saltiate la prima scanalatura, e questo assolutamente, quindi non dovete passare sotto la prima scanalatura. Altra considerazione importante, il primo dentino in alto e in basso va lavorato accanto, quindi non dovete entrare nello stesso dentino della lavorazione precedente. Ma subito dopo, cioè a partire già dal secondo dentino che utilizzate, dovete ritornare sul medesimo filo di lavorazione precedente, sia in alto che in basso. Quindi al centro occupate sempre le scanalature progressivamente, quindi una vicina all'altra, una accanto all'altra. Qui no, in alto e in basso, tranne all'inizio, come abbiamo visto nel video, dovete andare a ripassare sulla stessa scanalatura dove trovate il filo precedente. Quindi, parole povere, voi dovete ritrovarvi con 2 fili sulla stessa scanalatura. Questo è un aspetto importantissimo. Altro aspetto fondamentale, quando avete finito, vi ritrovate sempre in basso, se avete fatto tutto bene, cioè vi ritrovate con il filo in basso. Lo potete fissare, come vi dicevo, tagliandolo ovviamente con un pezzettino di scotch carta oppure con un nodino o facendolo semplicemente passare intorno al dentino come ho fatto io. E poi, altra cosa molto importante, controllate sempre che alla fine abbiate occupato tutte le scanalature centrali, perché può capitare ovviamente che saltiate una scanalatura. Se saltate una scanalatura, generalmente non vi ritrovate alla fine del lavoro in basso, ma magari vi ritrovate in alto, e quindi questa è già una discriminante, ma soprattutto poi non potete lavorare, nel senso che vi viene un lavoro fatto male. Quindi è molto importante che le scanalature vengano tutte rispettate e quindi che vengano occupate tutte, una dopo l'altra, le scanalature centrali. Altra cosa importante, dovete sempre comunque passare, abbiamo detto tranne all'inizio, sotto il medesimo dentino, quindi occupare 2 fili nello stesso dentino. Anche qui, se avete invece occupato quello accanto e avete saltato, dovete comunque rifare. All'inizio è molto facile sbagliarvi, quindi non vi preoccupate perché è una cosa normalissima, ci dovete ovviamente prendere la mano. Nel prossimo video chiaramente inizieremo la lavorazione vera e propria, perché quello che abbiamo fatto oggi è il montaggio dell'ordito sul telaio. Quindi mi pare di avervi detto tutto, se non siete ancora iscritti al canale di Bricomaghi vi invito a farlo in modo da non perdervi
neppure un video di manualità didatticamente valida. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!